Banca Valdichiana si appresta a chiudere il 2013 con un anno intenso di attività. Com'è andata? Ma per le attività è andata bene, per la situazione in generale purtroppo non è una valutazione nostra, ma credo che sia un po' nella mente di tutti. L'anno 2013 è stato un anno veramente complicato, difficile, perché ormai siamo al sesto anno di crisi, più che crisi, recessione, pertanto le difficoltà sono state per tutti, credo, veramente importanti. Ma noi ci siamo mossi sul territorio come ormai facciamo da tanti anni, come una banca locale, una banca che cerca di interpretare i bisogni delle famiglie e delle imprese. L'abbiamo fatto anche quest'anno con tante iniziative, un plafond anticrisi, anche ultimamente abbiamo messo a disposizione 10 milioni per aiutare famiglie e imprese. Siamo intervenuti con dei finanziamenti agevolati quando a Monte San Savino è successo purtroppo l'alluvione, pertanto abbiamo sempre interpretato questo anno secondo i principi del credito cooperativo della Banca Valdichiana. Chiaramente le difficoltà ci sono, perché il credito purtroppo è sempre in peggioramento. Se peggiora il credito, pertanto anche i conti economici delle banche, del sistema bancario, ne risentono. Il dato ultimo pubblicato da Banca d'Italia è veramente drammatico, perché si parla di 150 miliardi di sofferenze nel sistema bancario, e questa dà la misura un po' della portata di questo fenomeno. Beh, noi da un punto di vista nostro siamo abbastanza soddisfatti, perché anche quest'anno abbiamo consolidato la nostra presenza in tutto il territorio di competenza, abbiamo registrato una buona crescita della raccolta, ma forse in controtendenza siamo cresciuti, anche se chiaramente leggermente rispetto al trend degli anni passati, anche negli impieghi. Questa è la risposta a quello che dicevo prima, che se un cliente viene a chiedere qualcosa, la porta la trova aperta. Poi chiaramente ci sono le valutazioni e tutto quello che si fa in questi casi, però non siamo sordi a quelle che sono le necessità. Ma anche da un punto di vista di conto economico dovremmo chiudere sui livelli dell'anno passato, pertanto questo ci dà ampia soddisfazione, perché comunque il nostro patrimonio, il nostro capitale rimane intatto, anzi migliora, e anche coefficienti di solvibilità, visto che stiamo parlando in un periodo di avvicinamento a Basilea 3, ci danno comunque una certa soddisfazione di poter anche nel futuro continuare a fare quello che stiamo facendo ora, insomma, ecco, di questo. Poi stiamo lavorando sul piano strategico e pertanto siamo tutti sotto pressione, perché vogliamo comunque dipingere i prossimi 3 anni anche con quell'ottimismo che prima o poi tutti bisogna ritrovare per guardare al domani con un po' di certezze, magari certezze in più rispetto a quello che è la situazione che abbiamo vissuto dal 2007 ad oggi, insomma. Ecco, immaginiamo di poterlo fare, cosa andrebbe cancellato del 2013 e cosa invece andrebbe forse potenziato e mantenuto? Ma da cancellare ci sarebbero tante cose, purtroppo, perché una situazione politica incerta come quella, dire incerta è già una parola a voler bene alla politica, perché purtroppo siamo in una confusione totale. E qui invece tutti hanno bisogno di certezze, hanno bisogno di capire quello che vogliamo fare, perché è una rincorsa alle norme, alle leggi, una sovrapposizione, una confusione. La burocrazia sta massacrando non solo il sistema bancario, ma tutte le imprese. Noi abbiamo vissuto una scadenza al 16 di dicembre, venivano in banca pensionati con montagne di deleghe da pagare, è una cosa veramente allucinante. Siamo in una situazione che preoccupa, pertanto la richiesta è quella di dare certezze a tutti, alle famiglie, alle imprese, ma anche credo che un programma che guarda al domani non può essere che ritrovare un po' tutti coraggio, un po' di entusiasmo, un po' di fiducia soprattutto, fiducia, perché poi in fin dei conti le nostre imprese, le nostre famiglie, l'Italia, il popolo italiano ha sempre dimostrato nel tempo grande voglia di fare, questa voglia di risorgere anche su quelle che sono state le situazioni del passato drammatiche. Pertanto certezza e coraggio, e poi credo che la nostra
inventiva ha fatto sempre la differenza e lo potrebbe fare anche nel domani, insomma, questo sono certo.